Inizialmente negli anni 60 il vescovo Morganti, con una certa lungimiranza, crea il primo museo diocesano nel 61, nel Palazzo Caffarelli, che è il palazzo attiguo alla cattedrale, che è il palazzo più antico, fatto realizzare appunto dal vescovo Prospero Caffarelli. Ci troviamo nella seconda metà del 400 e in quel palazzo il vescovo Morganti realizza questo primo museo diocesano, che era costituito da 5 sale. Poi nel 2000 si decide di ampliare questo museo, le sale diventano 14 e si snodano lungo tutto il primo piano dei 3 palazzi vescovili, quindi il Palazzo Caffarelli, l'Episcopio e Palazzo Roverella, che è quello che praticamente tocca il comune, il Palazzo Comunale. Nella sala in cui ci troviamo, la sala dei monofoni, questa è una sala diciamo adibita all'accoglienza, ha questa nuance che va dai toni del grigio e del tortora, viene fatta realizzare a fine dell'Ottocento dal vescovo Archetti, fatta affrescare a Fra Gaetano da Mantova, che appunto realizza questo ambiente così diciamo soft, con l'allegoria dell'abbondanza che si riferisce ai frutti che produce la fede, e con questa veduta su Campo Marzio, Palazzo Borghese a Roma, su proprio L, dal diciamo, terrazzo del palazzo in Campo Marzio. Nel restauro poi sono tornati sugli architravi, sono tornate evidenti i vari nomi dei vescovi che si sono avvicendati in questi palazzi, quindi ne troveremo diversi. Sì,